Ciao a tutte ragazze, allora dopo tantissime richieste su come avevo creato praticamente questa nail art qua, ho deciso di farvi vedere come l'avevo fatta anche se è veramente semplicissimo e io non sono tanto adatta a fare questi tutorial sulle unghie perché non so come mettere la videocamera e tutto il resto, quindi scusate la qualità che non sarà il massimo, però comunque visto che me l'avete chiesto in tantissime ho detto... Perché non lo devo fare, cioè sembra di farla la str. Ecco. Allora, vi faccio vedere come realizzare questa, che è quella che avevo io negli ultimi tutorial. Questa che è praticamente uguale, soltanto che ha anche questi piccoli pallini creati con il dotter, che è semplicissimo da usare e secondo me è un ottimo dotter, questo qua della Essence che costa pochissimo. E poi vabbè, questa che è ancora più semplice. Che avevo già fatto vedere su Facebook, che è tipo stile pile, e avevo visto questa idea da una tutorialista americana, come avevo già detto, e nulla, questi colori qui sono brutti insieme, sono abbastanza smorti, ma se lo fate con dei colori un pochino più accesi, vedete che vengono molto carine. Dovete soltanto avere un po' di fantasia, tutto qua. Spero che vi può essere d'aiuto, vi mando un bacione e seguite il tutorial, ciao! Ah, per fare una nail art potete utilizzare gli smalti comunque normali, come di un colore qualsiasi, con però dei pennellini adatti, quindi comunque molto molto fini. Oppure avere degli smalti appositi, come ad esempio questo, che è dell'Art Deco, vedete? Questo è nero, l'ho acquistato al sito Cherry Culture, e hanno in particolare questo pennellino molto molto fine, adatto appunto per ogni tipo di nail art, vedete? Io ad esempio ho questo nero, questo bianco questo qui è della Laila e l'ho acquistato a Palermo. Questo costa anche abbastanza, costa sui 5 euro e per la quantità di prodotto che c'è dentro è abbastanza. E poi ovviamente ho tutti i colori del set da 60 smalti che vi ho già recensito nei miei vecchi video. In questo caso io ho uno smalto che ho creato io. Allora, lo smalto in questione è questo qua. L'ho messo in questa boccettina della Kiko perché semplicemente ho tramutato uno smalto della Kiko. Allora, questo era il numero 130, che era uno smalto bianco perlato, ma che non mi piaceva per niente perché non tingeva praticamente. Allora, cosa ho fatto? Ta-da! Visto che il pigmento della MAC vecchio, quindi la vecchia versione, quindi quella intera, c'è tantissimo prodotto, ho deciso di tramutarlo nel mio smalto teal. E quindi sono contentissima perché mi piace tantissimo, è un colore molto molto difficile da trovare comunque perché questo colore qua non l'ho ancora trovato da nessuna parte. Quindi, allora, oggi ho questo colore qua sulle unghie e ad esempio io ho, questi qui sono uno degli smalti del set da 60. Allora, proviamo a farla. Allora, io ho utilizzato questo pennellino qua. Ecco qua. E è molto molto semplice, dovete semplicemente andare da scusate se non si vedrà tanto bene, ma io non sono adatta a fare questi video. Andate da un angolo, girate in questa maniera. E poi ingrossate una parte in questa maniera, vedete? E poi avevo creato una cosa del genere. Cosa del genere era, però ovviamente ognuno può farla come vuole, vedete è una cavolatissima ragazze. Una cosa molto utile è ad esempio il dotter, questo qua è il mio della Essence, che è questa qui con la puntina tonda appunto, e col dotter potete fare delle cose carinissime secondo me, poi è molto molto semplice da usare. E poi vedete?
È molto molto semplice, secondo me, è anche divertente. Ovviamente nella mano, nell'altra mano sarà molto più difficile. Però, cioè, è normale purtroppo perché ovviamente chi è mancino sarà molto più facilitato con la mano destra, mentre il contrario per i destri, ecco. Farvi vedere un'altra unghia. Ecco qua. Questa, ad esempio, l'avevo anche sbagliata con lo smalto, quindi. Ecco qua, poi ovviamente potete fare tutte le nail art che volete, ad esempio. In questa maniera e poi con un altro colore. Ovviamente dovreste lasciare asciugare, adesso io tanto dopo mi toglierò il tutto, quindi anche se non verrà perfetta mi accontento. Vedete? Poi potete ovviamente fare tutti i colori che volete. Maniera e viene molto carina con vari colori molto più accesi ovviamente del bianco, il nero e il verde che non sono proprio il massimo, ecco. Niente ragazze, aspetta, non vedo, non so se vedete sfocato, sì, un pochino, però vabbè. Questo è il tutorial, se così si può chiamare, me l'avevate chiesto in tante, quindi mi sembrava carino farvi vedere come avevo fatto, anche se è semplicissimo. Sbizzarritevi, mi raccomando, perché è molto molto divertente, veramente. Vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo. Ciao!